Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come sapete, qualche settimana fa Apsan ha presentato nel suo canale ufficiale YouTube un piccolo video introduttivo dell'arrivo di un nuovo drone ovviamente di fascia alta, perché il prezzo sarà di $1,299, però non si vede nient'altro al di fuori appunto di questo piccolo video, che è quello che state vedendo in questo momento, dove appunto si fa capire che il drone sarà un drone importante e che sarà un drone dedicato ovviamente alla fotografia e ai video. Tutto questo però senza avere nessun altro dettaglio. Però adesso finalmente abbiamo delle novità, abbiamo delle immagini per quanto riguarda quello che sarà il nuovo drone di casa Apsan. Un drone che, come vi ho detto, ad un prezzo veramente importante, cioè Apsan si sta lanciando veramente in questi prodotti di fascia alta rispetto a quello a cui è sempre stata abituata, prodotti a basso costo, non bassissimo, però prodotti mediocri, mentre adesso con lui l'Apsan Zino Mini Pro ha già fatto un salto di qualità, sicuramente non da Apsan, cioè veramente qua c'è stato un salto di qualità in avanti altissimo, ovviamente con tutti i difetti, non tanto del drone quanto proprio i difetti di Apsan nel marketing, nel rilasciare i prodotti, nel rilasciarli super acerbi, cioè totalmente da aggiornare nei primi modelli che arrivano ai clienti, cioè tutte queste cose che ovviamente non sono da casa seria come può essere una DJI, però allo stesso tempo sta tentando di lanciare prodotti di alto livello, e diciamo che quella Apsan Zino Mini Pro ha sicuramente fatto questo, nel senso che il prodotto è un prodotto di alto livello, anche se deve essere ancora sviluppato, però niente a che vedere con i soliti prodotti Apsan. E qua ci sta riprovando con un drone che ovviamente sarà un drone che sarà sopra i 500 grammi, quindi un drone che dovrebbe pesare meno di un chilo, cioè praticamente sulla stessa categoria del DJI Mavic Pro 3, questo drone che è imminente l'arrivo, si parla appunto di metà novembre, e anche Apsan dovrebbe rilasciare questo drone prima della fine dell'anno, probabilmente appunto per cercare di portare via clienti a DJI. E come lo farà? Lo farà con questo drone di cui si hanno i disegni attualmente, perché sono i disegni depositati come brevetto, quindi questi sono i progetti, e da questi disegni si riesce comunque a capire, vabbè, il design che avrà il drone e soprattutto alcune caratteristiche che avrà, e si vede che la fotocamera è una fotocamera davvero importante per dimensioni, quindi si parla e si presume abbia un sensore da 4/3, quindi un sensore molto molto grosso, ovviamente molto più grosso di quello che è un sensore da un pollice che siamo abituati ad avere adesso sui droni di DJI, e soprattutto perché sarà un sensore 4/3 come quello che dovrebbe avere il Mavic Pro 3. Poi il Mavic Pro 3 avrà due fotocamere in teoria, però diciamo quella top delle due fotocamere che avrà il drone avrà un sensore 4/3, quindi Apsan capite che tenterà di portare via clienti. Non so se ce la farà, non so come possa pensare di farlo, però magari ci stupirà e lo farà, ma non lo so. Però sicuramente lo farà con il prezzo, perché comunque un drone con sensore da 4/3 a $1,299 sicuramente è un prezzo super competitivo, perché il DJI Mavic Pro 3 ne costerà sicuramente di più. E poi un'altra cosa che si vede da questi disegni depositati sono i sensori anticollisione, che saranno a 360 gradi, quindi sensori ovunque, sopra, sotto, davanti, dietro, destra e sinistra, come poi abbiamo sul Mavic Pro 3 o come abbiamo anche sull'Autelivo di seconda generazione. Quindi non so ragazzi, queste sono le ultime novità trapelate per quanto riguarda questo nuovo drone Apsan, di cui si sa poco, però si inizia a sapere qualcosina di più. È veramente positiva la cosa che anche questi marchi, chiamiamoli così, medi low cost, stiano puntando a fare prodotti di qualità, perché questo va sicuramente a scuotere un po' di DJI, che si era secondo me un po' appisolata sugli allori nel decidere quando, come, perché rilasciare i droni, come aggiornarli, cosa mettergli in più a quello precedente, cosa non mettere a un drone. Cioè partiamo dal presupposto del nuovo Mini 3, che probabilmente arriverà l'anno prossimo e non quest'anno. DJI potrà ancora decidere di non mettergli l'Active Track quando lui, l'Apsan Zino Mini Pro, ha l'Active Track, quando Autelivo Nano ha l'Active Track, o anche semplicemente il Filmix 8 Mini ha l'Active Track. Quindi potrà ancora decidere di non metterglielo e di metterlo solo nei suoi droni più costosi e più importanti di dimensioni e peso?
Non lo so, secondo me no, perché l'active track è una di quelle funzioni che interessa a tanti, una funzione utile, una funzione che davvero diventa bello averla in tantissime situazioni, passeggiate, bicicletta, corsa, cioè in tantissime situazioni diventa utile averla e DJI ovviamente non l'ha mai implementato per non andare a mischiare, diciamo, le funzioni tra i suoi droni e dividerli bene per categoria. Ma adesso con l'arrivo di tutti questi marchi che comunque produrranno droni di un certo livello e non più droni totalmente low cost che non hanno niente a che fare con i prodotti DJI, ma che si avvicineranno, poi vabbè, Autel sicuramente lo è già molto vicina a DJI per quanto riguarda il suo drone Autelivo, bisognerà vedere il Nano come sarà. Attualmente si sanno solo le caratteristiche sulla carta, ma in pratica non lo si ha ancora in mano, quindi non si sa bene come farà tutto, però sulla carta farà tantissime cose come le fa l'Apsan Zino Mini Pro. Quindi tutto questo va a scuotere il mercato e va a aumentare e migliorare quello che è lo sviluppo dei droni. DJI sicuramente è leader nel produrre e nello sviluppare prodotti di altissimo livello, però col fatto che c'era solo lei, decideva come e quando sviluppare, cosa mettere in più, cosa mettere in meno a un drone, tanto la clientela che aveva era sempre la sua, perché comunque c'era solo lei. Ma adesso tutto questo potrebbe cambiare e sicuramente cambia in positivo per noi clienti che avremo più scelta di prodotti e prodotti notevolmente migliorati rispetto magari alla versione precedente, perché comunque non si può più stare a dormire, perché comunque la concorrenza adesso spinge e sta spingendo tantissimo. Quindi ragazzi, ben venga un altro drone Apsan, anche se ripeto, non so come faccia Apsan a produrre un drone di alto livello così improvvisamente di quella fascia di categoria, però bene o male ci è riuscita con l'Apsan Zino Mini Pro e io ero totalmente sfiducioso al riguardo, però devo dire che il prodotto ha ancora difetti, però sono veramente in una categoria alla DJI secondo me per tanti tanti aspetti, roba impensabile fino a poco tempo fa e qua boh, staremo a vedere. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho aggiornato su quello che sarà il nuovo drone Apsan di fascia alta da 1299 dollari, anche se attualmente abbiamo solo questo piccolo video e però adesso abbiamo anche questi disegni dei progetti registrati come brevetto da Apsan. Quindi ragazzi, spero che questo mio video in cui vi ho aggiornato su quello che è il nuovo progetto di casa Apsan, questo drone con queste nuove, diciamo, caratteristiche per quanto riguarda Apsan e non solo, perché comunque le caratteristiche di un sensore 4 terzi su un drone da 1300 euro sono veramente una cosa innovativa per il mondo dei droni sicuramente in quella fascia di prezzo. Quindi ragazzi, se questo mio nuovo aggiornamento che vi ho fatto riguardante questo nuovo progetto di casa Apsan vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi seguitemi lì se vi va e sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!